conclusione. La rete di Nunamen torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale. Ma questo è un gol incredibile. Ma che gol ha fatto? Amici sportivi, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania. Ospite ai nostri studi, già inquadrato, è la presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria. Grazie, presidente, per aver accolto il nostro invito. Un saluto. Buonasera a tutti. A Matteo Aldamonte. Buonasera. Parleremo di tante cose. Parleremo chiaramente del massimo campionato maschile, del massimo campionato femminile che riparte dopo aver osservato una giornata importante, soprattutto per quelli che sono i risultati maturati al vertice, ma avremo anche una ricca parentesi su quelle che sono le scadenze federali e soprattutto gli impegni che attendono la FIGH nel 2020. Avremo un focus, come dice il presidente Pasquale Loria, sulle tante cose che sono in corso di preparazione, e mi riferisco soprattutto al 2020, presidente. Sì, il 2020 sarà un anno pieno di eventi, sia nel beach handball che nella pallamano indoor e giovanile. Abbiamo questi due grandi appuntamenti in Italia, tra l'altro tutti e due a luglio, Bressanone per i campionati europei under 20 e Pescara per i campionati del mondo assoluti di beach handball. Quindi l'anno non finirà lì, avremo ancora la Champions Cup, quindi una serie di eventi che spero caratterizzeranno, impreziosendolo, il 2020 della pallamano italiana. Aggiungo che insomma a gennaio c'è un girone di qualificazione mondiali per sicuramente la nazionale maschile, gli impegni della nazionale femminile, insomma non mancano gli argomenti, così come non mancano le sorprese nel massimo campionato maschile, Matteo. Assolutamente no, ma ormai non si può più parlare infatti, di sorprese. Certo. Ormai possiamo dire che è un campionato molto equilibrato, molto combattuto. Per quanto riguarda la vetta, Siena è l'unica costante, fino ad ora è l'unica squadra che non ha lasciato punti per strada, che non ha mai perso. Invece si è fermato il Cassano Magnago, che perde contro Conversano in uno dei due big match della settimana. L'altro invece ha visto tornare ad alta quota il Bolzano, che ha superato il Pressano nel remake della finale scudetto. Vediamo il servizio. Dura fino al 2 novembre prossimo, va in scena sabato il sesto turno di regular season. Quella che il weekend ha lasciato in eredità comunque una Serie A1 maschile che si conferma per ciò che dice di essere un campionato equilibrato in cui tutti sono in grado realmente di strappare punti a tutti. Quello scorso era il sabato degli scontri diretti, i due principali, quelli di cartello, premiano Conversano che batte Cassano Magnago in casa e Bolzano nella sfida infinita contro Pressano. I pugliesi di Tarafino, che ritrovano un Iballi stratosferico, tornano così ad essere la prima tra le antisiena. La vetta resta a distante due punti, anche perché i toscani di rallentare non ne vogliono proprio sapere e passano in scioltezza sul 37-23 contro Gaeta. I destini delle grandi torneranno ad incrociarsi presto, perché nel calendario del sesto turno c'è la sfida del Palavis tra Pressano e proprio Conversano. Se i pugliesi stanno bene, per i trentini di Andreasi c'è forse arrivato il momento di tenere fede alle attese. Tre punti in cinque gare non sono poi moltissimi per una squadra attrezzata per muoversi su standard di classifica ben diversi da quelli attuali. Stanno bene Bressanone e Fondi entrambe, uscite con le tasche piene dall'ultimo match disputato. Chi starà meglio delle due però lo dirà lo scontro diretto in Alto Adige, dove i brissinesi fanno storicamente vedere le loro cose migliori. Derby lombardo ad alta tensione fra Cassano Magnago e Cologne. Francia Cortini a 1000 dopo la prima vittoria stagionale, che coincide anche con lo stop di Merano, mentre i ragazzi terribili di College sono chiamati alla pronta reazione dopo lo stop maturato sul campo di Conversano. Presidente, bisogna essere soddisfatti, no, per questo grande equilibrio di valori e di forza in campo nel massimo campionato maschile. Sì, questo è il campionato che volevamo quando abbiamo portato avanti la riforma della Serie A1, il girone unico. Quest'anno è ancora più equilibrato a quanto pare, a quanto avete detto giustamente, dell'anno scorso. Nuove realtà si stanno affacciando. Siena è una sorpresa o una conferma? Ma sicuramente è una sorpresa, perché comunque è al secondo anno di attività in Serie A1, una piazza nuova completamente, dove la squadra è stata allestita da zero
Però ecco, le premesse c'erano in quanto la validità della formula tecnica, l'esperienza di Fusina, alcuni giocatori importanti che sono arrivati a Siena con esperienza, ma anche molti giovani, alcuni giovani veramente di grande prospettiva, facevano immaginare una squadra comunque competitiva. Poi dopo 6 giornate è chiaro che siamo 5 giornate, siamo in una fase iniziale, quindi anche questo primato a punteggio pieno va valutato per quello che è la fase iniziale. Non dimenticavo che però si era già 2 scalpi importanti, Bolzano non è roba da poco, sì, in effetti sono 2 segnali. Matteo, Casa, insomma, che sta anche nel massimo campionato cominciando ad avere le stesse medie realizzative del secondo campionato nazionale? Penso fosse solo questione di tempo, era pronto già, l'avevamo già visto in nazionale, insomma, il fisico ha le doti per farlo. Poi è in un contesto comunque con giocatori anche importanti. Assolutamente. Crescere con Radovcic, con Fovio, con Nelson, lo stesso Nelson, ti aiuta senza dubbio. Ritorna al successo il Comersano, che archivia la sconfitta di Bressanone. Esatto, ed è sicuramente una risposta importante in un momento che non si stava mettendo benissimo per la squadra di Tarafino. È stata una risposta non da poco contro il Cassano Magnago. Le interviste post gara con Tarafino e con College. Questa volta devo fare i complimenti ai ragazzi, perché è stata una partita veramente difficile da affrontare, una partita di sacrificio, di sforzo fisico, di attenzione, di concentrazione fino all'ultimo minuto. Complimenti anche alla squadra avversaria, che è una squadra veramente ostica da affrontare, e lo sapevamo anche prima, ha fatto già degli ottimi risultati in campionato, ma se continua così sicuramente ne farà altri, come anche dobbiamo continuare così noi, con lo stesso spirito di sacrificio, con lo stesso sforzo, con la stessa attenzione, perché le squadre forti si affrontano in questa maniera. Non si sa mai quello che può accadere in campo, bisogna essere pronti a tutto. Noi siamo partiti bene dall'inizio, ma credo che la grande differenza oggi l'ha fatta il portiere. So solo che nel primo tempo noi abbiamo avuto 1-2 parate, loro, Conversano, ne ha avute minimo 8, minimo. Di cui ti dico 3 rigori sbagliati, 2 contropiedi sbagliati, 6 tiri dai 6 metri sbagliati dai pivot, già ti fa una grande differenza. Poi in queste partite dove la partita finisce più 1-1, capisci che fa una grande differenza. Poi credo che non abbiamo approcciato proprio bene, la difesa scoppiava tanto al centro, e questo non va bene per una difesa che non può perdere sempre sullo stesso punto, diciamo. Colez è una novità, ormai consolidata a certi livelli, ad alti livelli, Tarafino insomma una continuità. A proposito di continuità e di sorprese, Conversano, Bolzano, Pressano, quelle che sono state un po' le protagoniste dell'anno passato, non procedono insomma con un passo spedito, soprattutto il Pressano. Sì, il Pressano forse è la novità in negativo più importante di questo inizio del campionato. Ha cambiato allenatore, la squadra è più o meno la stessa, quindi magari è un attimo di adattamento anche a nuovi metodi, nuovi sistemi, e quindi però la concorrenza è aumentata, dobbiamo considerare anche questo. Il fatto che ci sono più competitor, e Pressano chiaramente, ma anche Bolzano, avendo perso già 2 partite in così poco tempo, è un dato che fa pensare all'equilibrio di questo campionato e alla difficoltà per chiunque di portare a casa il risultato ogni sabato. Chiaramente il club l'ha pensato in maniera diversa, però per una prospettiva azzurra, il fatto che si stia alzando sempre di più il livello qualitativo e competitivo del campionato è assolutamente un dato positivo. Ma io vengo dai club, ho fatto una vita nei club, i club purtroppo la pensano sempre in maniera un po' diversa, mi ci metto anche io dentro, sì. sul mio passato. Sì, questo sicuramente è una prospettiva fondamentale per la maglia azzurra, ma io vorrei dire una cosa importante: stanno giocando in Serie A1, avete detto Caja prima, purtroppo devo fare una precisazione, Caja non è ancora italiano, sì, e quindi la nazionale lui la frequenta, ma quando non ci sono partite ufficiali, quindi siamo in attesa di, siamo in trepidante attesa, perché stiamo lottando contro il tempo per gli europei di cui avevamo parlato prima, Under 20.
importante è che giocano i giovani e credo che anche la novità di aver messo un tetto agli atleti non convocabili, certo, e di aver in qualche modo costretto le squadre a impostare le rose su giocatori italiani convocabili in nazionale ha portato, oltre ai risultati dei giovani che hanno convinto molte società e molti allenatori a puntare su di loro, hanno portato al fatto che in Italia praticamente oggi giocano ragazzi di 19, 18, 19, 20 anni di grandi prospettive in Serie A1, non in panchina, non i 5 minuti di cortesia alla fine della partita, ma le partite. A proposito di protagonisti, abbiamo già visto il turno che ci attende il prossimo fine settimana, ci sono protagonisti italiani che stanno facendo benissimo nei campionati esteri. Iniziamo a parlarne abbastanza spesso, ma se ne danno modo, quindi questo ci fa solo che piacere. Vediamo la grafica e quello che abbiamo preparato, il contributo, per capire meglio di che cosa parliamo. Andrea Parisini, che ha rilasciato un'intervista, è la prima volta nella storia che un giocatore italiano rilascia un'intervista al sito della Lega francese, un'intervista a 360 gradi, ci sono anche foto della sua esperienza a Cologne, lui che è originario di Vigevano, foto con Bulsamini, l'amico di sempre, classe 94 il primo, classe 95 il secondo, sta facendo benissimo nel campionato francese con la maglia dell'Istre, e l'altro è Domenico Ebner, che è ancora primo in classifica con la maglia dell'Hannover, dove si divide il posto con Lesiak, il portiere della Slovenia. Intanto a settembre è stato inserito da Sky Sport Germania, da Stefan Kretschmar, che è l'esperto di Sky Sport Germania, il commentatore tecnico, tra i giocatori, 5 giocatori simbolo del mese di settembre. Tra l'altro sul sito della Lega è possibile votare e quindi invitiamo tutti a votare per Ebner. Una sola aggiunta rispetto a quello che abbiamo visto, non c'è nelle grafiche, ma Marco Mengoni è andato in panchina in Champions League con la maglia del Montpellier e anche questa è sicuramente una bella notizia. Ancora, no? Riprendendo il discorso insomma fatto già in precedenza. No, stanno facendo benissimo, sono i volti della nostra nazionale, sono i leader ormai della nostra nazionale, Ebner in porta, Parisini in attacco, speriamo di non perderlo Parisini, perché dopo l'ultima intervista che ha fatto il presidente Barelli mi ha chiamato e ha detto ma non è buono pure non per, è la nazionale, per la nazionale di pallanuoto. A parte la battuta, saluto Parisini, sì, che è un carissimo ragazzo, è fortissimo, sta dimostrando di essere effettivamente un giocatore internazionale, come Ebner un giocatore internazionale, come Marco Mengon, ma credo anche presto vedremo anche Simone sugli stessi palcoscenici, quindi, ma ce ne sono anche altri. Pallamano italiana che vivrà anche un fine settimana internazionale, Matteo. Cassano Magnago che scende in campo, torna anzi in campo in campionato il 17, perché nel weekend 12 e 13 vola in Russia, dove affronterà la formazione della Dinamo Victor, non un impegno facile, intanto perché si giocano due partite in trasferta in Challenge Cup, ma anche perché affronta una squadra che fino ad ora ne ha vinte 6 su 6 nel campionato russo e che si è messa alle spalle in classifica per ora il Cecoskie Medvedi, che è una delle realtà principe del campionato russo, e quindi sicuramente una trasferta impegnativa per la squadra di Davide Kolec, e vedremo come si comporterà. In bocca al lupo alla Cassano Magnago, ora ancora pallamano nazionale, però l'altra metà del cielo, ci spostiamo in campionato di A1 femminile, che vive insomma di un momento diciamo così diverso rispetto a quella che era l'abitudine consolidata delle ultime stagioni, perché troviamo una capolista in attesa, Matteo. Una neopromossa, Mestrino, che ha vinto 3 partite su 3 in questo avvio di stagione, anche se dietro poi la coda che mette pressione è abbastanza, che ha nomi abbastanza altisonanti. Direi di vedere il servizio, sì, insieme, e poi ne parliamo. Tornata dopo la pausa azzurra, la Serie 1 femminile lascia inalterati gli equilibri su cui si era fermata prima dello stop internazionale. Non è dunque la terza giornata a muovere una classifica che conferma in vetta da imbattuta Mestrino. Sì, perché le patavine sono sempre meno new entry e sempre più certezza, anche in virtù del 28-23 con cui passano alla Palacheope in casa di Casalgrande. Vincere in Emilia Romagna vuol dire 3 su 3 per Mestrino, che continua a guardare tutte dall'alto. Certo, solo a voltarsi, l'elenco delle inseguitrici fa paura: Salerno, Oderzo, Bressanone, anche Ferrara. Le emiliane non hanno giocato, le altre hanno vinto tutte e vinto bene. La sensazione, insomma, è che l'assalto alla vetta possa essere solamente questione di tempo. A dirlo potrebbe già essere la quarta giornata stagionale, almeno in parte. Non ci sono scontri diretti, è vero, ma per le sorprese c'è sempre spazio.
Una sfida ad alto tasso di incertezza, per la verità ci sarebbe, è quella tra Oderzo e Ariosto Ferrara. L'estate ha rinforzato entrambe, l'inverno dovrà dire alle venete se saranno in grado di confermare quanto di buono offerto l'anno scorso con l'accesso in finale scudetto, e alle ferraresi se alle ambizioni di alta classifica corrisponderanno i risultati sul campo. Esame di maturità per entrambe, insomma. Non possono fermarsi intanto Salerno e Bressanone, rispettivamente in casa contro Casalgrande e Leno, e guai poi a chiedere di rallentare a Mestrino. Le ragazze di coach Lucarini tornano al Palalissaro, dove riceveranno la visita di un agguerrito Cassano Magnago. Il titolo dunque per la Libest Mestrino, capolista del massimo campionato femminile. Dopo tre turni, punteggio pieno, abbiamo in collegamento telefonico il tecnico della formazione veneta, Giuseppe Lucarini. Salve mister, ben ritrovato e soprattutto grazie per aver accolto il nostro invito. Peraltro in studio nostro ospite c'è quest'oggi il presidente della Federazione Italiana Gioco Handball, Pasquale Loria. Ciao Beppe. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio presidente. Allora, tutto bene? Mica si soffre di vertigini là in alto? No, assolutamente, no, dopo tre turni. Poi Messina è abituato a vivere al vertice, insomma siete reduci da due campionati di A2 costantemente al vertice. Sì, ma noi siamo ben ancorati a terra ancora, senza nessuna particolare velleità. L'obiettivo rimane sempre la salvezza, e poi prima arriva e meglio arriva, meglio è, ecco. Siamo intanto però in fase di costruzione della squadra mi pare che la società abbia messo a sua disposizione, mister, insomma, un organico comunque di qualità, perché molte giocatrici con esperienza in A1, soprattutto le giocatrici provenienti dalla vicina Dossobuono, insomma, hanno dato maggiore sostanza, anche esperienza, a un gruppo di giovani che comunque già faceva molto bene da qualche anno, senza dimenticare poi la novità Giogap. Certo, sicuramente i nuovi arrivi ci hanno dato più qualità e ci hanno dato più forza proprio anche nel gruppo, e chiaramente poi sono inserite anche bene, vedo, sul gruppo storico del Mestrino, che è un gruppo storico, che poi è un gruppo molto giovane, ma che è da un po' di anni che gioca assieme, sì. Allora, un attimo, vogliamo chiedere anche al presidente Loria, che insomma, è esperto del massimo campionato femminile, se considera la prima posizione del Mestrino una novità, una sorpresa, oppure c'era da attendersi guardando anche un po' gli snodi del calendario, qualcosa del genere. No, il Mestrino rientra in Serie A1, ma è una società con una grande tradizione, vince i titoli giovanili, è reduce non solo da due campionati di Serie A2 ai vertici, ma anche dalla vittoria nell'ultimo titolo Under 19, quindi insomma nel panorama della pallamano femminile italiana come oggi non è assolutamente, secondo me, una sorpresa che una squadra come il Mestrino, con la struttura tecnica che ha il Mestrino, anche possa, la tradizione, no? Ma sì, possa essere al primo posto. Mi fa piacere, Lucarini dice come Gasperini, fa anche rima, sta al primo posto come Gasperini o al secondo, e parla di salvezza. mantiene un low profile. No, ma insomma loro sono molto di più della salvezza, sono una squadra bella tosta, una squadra anche di grande prospettiva. Se è molto di più della salvezza, come dice il presidente, mister, buonasera. Dovrà combattere con una lunga serie di candidate per arrivare fino alla fase finale, fino alle zone calde. Che idea si è fatto del campionato, dove abbiamo Salerno, che è sicuramente più giovane rispetto all'anno scorso, c'è l'Ariosto Ferrara, c'è Bressanone, c'è Oderzo, insomma la lista è abbastanza lunga. Sì, ecco, le hai nominate tutte e quattro, secondo me queste sono le quattro squadre che sono sopra, sono un po' più, hanno un organico, delle individualità e anche delle motivazioni che le portano un po' diciamo essere le candidate poi alla fase finale. Noi non le abbiamo ancora incontrate, e anche per questo insomma siamo diciamo che ci ha dato una mano il calendario, anche se in realtà per noi i punti che abbiamo fatti sono, certo, punti pesanti, punti preziosi, ed è quelli che vogliamo fare. Poi quando incontreremo queste squadre, queste qua un po' più attrezzate e forti, vedremo di che faccia siamo fatti.
però sempre serenamente. Bene, grazie. Grazie Lucarini, in bocca al lupo. Messino che peraltro nel prossimo turno Matteo metterà in palio il suo primato affrontando tra le mura amiche il Cassano. Vediamo anche il prossimo turno. Esatto, diamo un'occhiata in grafica a quelle che sono le gare che si giocano nel prossimo fine settimana, valevoli per la quarta giornata della regular season. Bressanone che affronta Casalgrande, poi Oderzo Ariosto Ferrara, Salerno Leno e Mestrino appunto che ospita il Cassano Magnano. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, poi ritorneremo in studio per approfondire con il presidente Loria alcuni discorsi relativi agli impegni che attendono la Federazione Italiana Gioco Handball nel 2020, che possiamo ormai considerare già alle porte. A tra poco. Cosa succede quando i migliori 8 giovani tennisti al mondo si incontrano su un campo da tennis? Vieni a scoprirlo a Milano. Dal 5 al 9 novembre tornano le Next Gen ATP Finals. Nuove regole e nuova location nel cuore della città, il Palalido Allianz Cloud. Ma soprattutto nuovi personaggi, con l'ingresso tra i migliori 8 al mondo del giovanissimo italiano Jannik Sinner. Acquista il tuo biglietto sul sito nextgenatpfinals.com e goditi lo spettacolo. Il futuro non è mai stato così vicino. E allora, da una parte i campionati, l'attività diciamo così, settimanale, anche quotidiana, soprattutto quotidiana per i club, dall'altra gli impegni che attendono la federazione a partire già da fine mese di ottobre, quando insomma, ci si trasferirà in Sicilia, a Catania per la Champions Cup, la seconda edizione in Italia, e poi via via tutti gli impegni di gennaio. Facevo giusto riferimento al torneo di qualificazione, al girone di qualificazione per i mondiali maschile. Bisogna ancora capire dove insomma si disputeranno queste partite, ci sono un po' di candidature ma non sveliamo particolari segreti. Presidente, insomma, non manca l'attività. No, come dicevo prima, il 2020 sarà un anno importante, un anno decisivo anche per migliorare nella comunicazione, nella diffusione e nella promozione della pallamano. Pallamano e beach handball chiaramente, perché avremo eventi dall'una e dall'altra parte. Cominciamo con la Champions Cup, siamo già alla seconda edizione, la Sicilia ha risposto bene l'anno scorso, pensiamo di fare quest'anno una edizione ancora diciamo migliore rispetto a quella passata. Nel triennio ci siamo dati degli obiettivi e quindi arriveremo al terzo anno nel 2020 con una certa esperienza, e poi valuteremo se sarà il caso di continuare o non continuare, via dicendo, su questa organizzazione. Intanto ci saranno i campionati del mondo a Pescara, anche qui abbiamo avuto qualche vicissitudine sulla scelta della sede, però alla fine siamo riusciti a trovare l'idea originale, poi l'idea originale, comunque siamo riusciti a trovare una grossa collaborazione sul territorio da parte delle istituzioni, e quindi stiamo andando speditamente verso l'organizzazione di questo evento. C'è Bressanone, questa sfida che abbiamo lanciato insieme alla Federazione Austriaca, e quindi per la prima volta un europeo di categoria, ma ormai under 20 non si può più parlare di europeo di categoria, ma è un europeo quasi assoluto, organizzato da due nazioni, due regioni praticamente confinanti, la stessa regione, perché Tirolo e Sudtirolo diciamo è la stessa regione fondamentalmente. Innsbruck e Bressanone, sarà una grande opportunità perché come detto cominceremo a vedere i talenti che di lì a poco saranno al vertice della pallamano europea. E ci siamo anche noi, c'è anche l'Italia, questo è un dato nell'elite della pallamano giovanile. Ecco, quanto è importante, Presidente, proprio in questa operazione di avvicinamento ai grandi appuntamenti che attendono l'Italia della pallamano, anche il coinvolgimento dei singoli territori, delle istituzioni territoriali. Peraltro c'è stato proprio nello scorso fine settimana un incontro a Roma dove si è fatto un po' il punto della situazione con i delegati regionali, con i rappresentanti di area. Insomma, è importante che tutto il movimento accompagni l'organismo centrale nella preparazione di questi appuntamenti. Sicuramente, ma noi l'abbiamo sempre
perseguita questa strada ogni qualvolta c'è stato un evento, anche le partite delle squadre nazionali, nei vari territori abbiamo sempre cercato e trovato, devo dire, il coinvolgimento sia dalla parte istituzioni sul territorio, sia dalla parte società di riferimento che ci hanno dato tante partite organizzate in Emilia-Romagna piuttosto che nel Veneto, a Padova, a Faenza, ancora in Abruzzo prima, Toscana Follonica, a Follonica, non sarebbero state possibili con quel tipo di organizzazione e con quel tipo di visibilità se non ci fosse stato questo coinvolgimento. Anche in questa occasione è importante, per questi eventi anche più grandi e più impegnativi rispetto a una singola partita, il gironcino di qualificazione mondiale è abbastanza impegnativo, già l'abbiamo sostenuto a breve Bolzano, a breve ci sarà la scelta, diciamo una settimana, 15 giorni, stiamo cercando di definire gli ultimi dettagli, quindi tutto molto impegnativo, ripeto, questa fine del 2019, il 2020, confidiamo chiaramente di dare un ulteriore slancio alla diffusione della pallamano in Italia. Abbiamo fatto questa riunione a Roma con i responsabili regionali nel fine settimana, il concetto fondamentale ora è questo: abbiamo dato in questi primi due anni un riassetto decisivo ai campionati, non solo i campionati di serie A1 che qui hanno chiaramente una vetrina maggiore, ma a tutto l'assetto dei campionati anche a livello giovanile e regionale e di area, perciò quindi territoriale. Abbiamo cercato di spingere adeguatamente sulla comunicazione. Oggi dobbiamo fare l'ultima fase, quella di dare un grande impulso alla promozione, che già chiaramente facciamo, ma dare un impulso decisivo alla promozione, sfruttando allo sport, anche la vetrina di questi importanti manifestazioni, promozione, sport nella scuola, progetto scuola federale, una serie di strumenti che abbiamo approntato e testato in questi anni e che ora dobbiamo cercare di spingere in maniera definitiva. Bene, grazie. Grazie a voi. Complimenti per lo studio nuovo, molto bello. Lo ha pensato e costruito interamente, manualmente, Matteo. Quindi, allora. Una garanzia. Un paio di giorni, insomma, H24, insomma, si è messo il lavoro. Ha realizzato. Complimenti vanno chiaramente alla Sportcast, che è la società di produzione che accompagna questo format televisivo ormai alla sua terza stagione di attività. Prima di dare uno sguardo al palinsesto, ringraziamento d'obbligo necessario per Sabrina Alessio in redazione. Matteo, cosa ci attende il prossimo fine settimana? Grafica per vedere la programmazione del fine settimana, che naturalmente non può che iniziare con diretta handball su Palamano TV con tutte le gare del campionato, e poi andiamo in Bundesliga domenica alle 16 su Eleven Sports, c'è Hannover, quindi la squadra di Ebner contro il Rhein-Neckar Löwen, ed è una super partita. Assolutamente sì, super partita, tante belle partite nel fine settimana, pallamano italiana. Grazie ancora al presidente FIGH Pasqualoria, Matteo Aldamonte. Ci ritroviamo giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, sempre sulla nostra piattaforma Pallamano TV e non soltanto. Arrivederci. Ma lui alla conclusione, la rete di Nunamen. Torna a segnare l'Italia. Pandemonio totale, ma questo è un gol.